Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un altro combo testing. E vi ricordo come sempre, se volete che vi testi il combo, me lo scrivete nei commenti oppure su Telegram. Allora, oggi abbiamo Brave Spriggan 2B Extend Plus. Visto che l'Extend Plus ha tre modalità, facciamo una modalità per turno. Primo, facciamo contro un bay di rotazione opposta. Direi che è un pari. Mettiamo in difesa, scusatemi. Ok. Direi Brave, mettiamo in attacco. Ok, ha fatto un knockout. Diciamo che contro la rotazione opposta se la cavicchia, anzi, se la cava molto bene. Tempest, prima modalità attacco. Proviamo modalità difesa. Facciamo che non vale. Proviamo stamina. E ha vinto Brave. Diciamo che in verità non se la cava molto bene contro i Bay sulla stessa rotazione. Se Tempest non si metteva a girare intorno, probabilmente vinceva Tempest. Questo è molto importante. Vediamo come se la cava contro Rage. Siamo in stamina. Mettiamo in difesa. Proviamo attacco.
Allora, diciamo che la combo è molto buona. E ultimamente Brave non si vede nel competitivo per un motivo. Perché c'è sto coso qui? Da quando è uscito Tempest, Brave non viene tanto considerato. Non è che non sia forte, ma come avete visto, non se la cava benissimo contro i bei della stessa rotazione e veniva usato principalmente contro Rage, che comunque l'avete visto che ha subito dei knockout, ma ai tempi quando era uscito Rage, Brave era l'unico che riusciva a reggere abbastanza bene, diciamo, gli attacchi di Rage. E di solito si gioca in attacco contro Rage, mentre stamina e difesa contro i bei delle altre tipologie. Quindi è un discreto bei difensivo, possiamo dire. Forse al posto dell'1 del 2B metterei il 2A perché si giocava così, però non lo so. Si può anche giocare così se volete. Non è top tier, però sì, può essere competitivo. E niente, ci vediamo al prossimo video.